Buondì, buonasera e buonanotte, benvenuti a questa nuova puntata in cui faremo un assaggio di un videogioco. Io sono RetroCoach, seguitemi, premete la campanella, che oggi vi porto a scoprire un titolo della Gaijin Games di un po' di tempo fa. Si parla di simulatore di volo, ma ambientato nella seconda guerra mondiale. Stiamo parlando di Wings of Prey. Siccome io non sono assolutamente un pilota esperto, un gioco un po' arcade, c'è qualcosa di simulativo ma un po' arcade, e potete giocare tranquillamente con un controller. Io ho lo shopping compulsivo e quindi ho un simpatico joystick con la quale lo proverò, perché l'ho preso e lo devo sfruttare. Voi potete usarlo tranquillamente con un controller normale. E titolo abbastanza semplice, ambientato la seconda guerra mondiale, ci sono varie battaglie famose, e andiamo un po' a vedere un po'. Allora andiamo a vedere un po' com'è questo Wings of Prey. Tanto ci accoglie un simpatico video introduttivo che ci cala già negli stretti e penso umidici panni di un pilota da caccia. Un po' di musica epica, così tanto per gradire. Con un po' di missioni, profilo. Perfetto. Aerei degli alleati. Ah, quindi qua possiamo vedere già i nostri simpatici aerei. Questo simpatico bombardiere B-17. L'ha detta anche fortezza volante. L'Hurricane, spina dorsale dell'Inghilterra durante la battaglia d'Inghilterra e in tutti i campi in cui si è combattuta la seconda guerra mondiale. Ehi, ma non era lo Spitfire? Sì, anche quello. Ma anche l'Hurricane. Diamo all'Hurricane quello che è dell'Hurricane. Questo sembra molto interessante da volare. Per avere un'esperienza un po' più italiota, diciamo così. IL-2 Sturmovik, che ha un gioco dedicato, più simulativo di questo, anche quello è molto interessante. Qua un po' di Ilyushin, altri aerei dell'Unione Sovietica, P-47D, il Thunderbird, caccia alleato americano, che una spina dorsale dell'aviazione alleata durante nello scenario europeo. Il Mustang, che si riconosce per la presa d'aria, giustamente dobbiamo fare i tamarri. P-51D, che questo è il Mustang, anche questo. E questo è un aereo bellissimo che alcuni stuntman lo usano ancora oggi. Bello questo. Gli Spitfire nelle varie loro declinazioni. E concludiamo con gli Yak. Non c'è neanche un aereo italiano, anche perché noi eravamo dalla parte sbagliata, ma comunque anche nella parte sbagliata non ci sono. Il BF-109, come se andate a cercare qualche qualche guida in qualche documentario in inglese, lo chiamano così, lo chiamerò così anch'io perché fa ancora più figo. Notare la X, non era proprio una X, ma va bene lo stesso perché sennò ci bannano il canale. Ce ne sono una varia di varianti. Il Focke-Wulf, un po' più piccolino, un po' più agile. Tanto l'Heinken-HE 111, bombardiere. Insomma, avete un po' di come divertirvi. Questo è lo Stuka, quello che fa tipicamente il rumore quando fa un aereo d'attacco al suolo. Questo sempre lo Stuka, un bombardiere più classico. Attenzione, questo è un aereo italiano, il Macchi MC-202. Questo l'ho visto al museo di Volandia, nella tipica mimetizzazione che si usava nello scenario dell'Africa, che gli inglesi chiamavano Sand and Spinach. Infatti, cosa mimetizzi? Cioè, del deserto, ma con delle chiazze di... vabbè. Il Me 163 Comet, questo è un aereo
allucinante, veramente allucinante. Ci ha attaccato un razzo con cui decolla, poi, non, poi un aliante. Questa elicchettina serviva solo per la per vedere che velocità stava andando. Aveva, cioè, tu partivi con un razzo, andavi più sopra di tutti, cercavi di abbattere un aereo nemico e scendevi, solo che aveva tipo carburante del razzo, che era una delle cose più corrosive che esistevano sulla faccia del pianeta. E ha causato più vittime sull'asse che nella parte dell'asse che è quella degli alleati. Aerei a reazione, Messerschmitt 262. E concludiamo con questo che non conosco purtroppo. Bene, questi sono gli aerei che abbiamo di stock. Adesso andiamo a vedere, fare una simpatica missione. Una missione singola, magari. Abbiamo un po' di missioni interessanti. C'è anche ali della Luftwaffe, che penso sia l'espansione. Andiamo a vedere che classicamente è la battaglia d'Inghilterra. Allora, avevo citato gli Hurricane. Volevo capire se c'è. Ma posso farne uno invece? Diciamo addestramento. No? Beh, ti indubbiamente insegnano a volare, ma noi facciamo finta di saperlo già fare. Ah, ok, li devo sbloccare io. Non ho ancora sbloccato niente. Ah, però qua possiamo scegliere dove andare. Le bianche scogliere di Dover. Attenzione, arcade realistico, sì, facciamo realistico. Artiglieria amica. Andiamo con un Hurricane. E va bene così. Battaglia d'Inghilterra. Mettiamo un po' più di nemici. Con i BF-109. E 10 minuti, dai, così andiamo proprio una provettina velocissima. E ora andiamo a vedere un po' come ce la caviamo. Siamo già in decollo, eh? Allora. Abbiamo già degli aerei qua. Aumenta la velocità. Allora, noi siamo già più in alto di loro, quindi. E già hanno già. Oilala! Stallo! Ho fatto una manovra un po' azzardata! Madonna mia. Ok, vediamo adesso se riusciamo a stallare di nuovo. Mi chiamavano lo stallatico. Jack lo stallatico. Recuperiamo in qualche maniera. Se n'era passato uno davanti al naso, ma niente. Bello, dal cockpit non si vede un accidente di niente. Forse questa è una visuale un po' migliore. Sono anche le munizioni volendo illimitate, ma noi non volendo, perché noi siamo un po' scarsi. Le mitragliatrici si surriscalderanno, quindi stiamo attenti. Attenzione! Ah, quello ci è scappato. Questo invece ci vuole fare la pelle. Volevo fare il ganassa per girarmi, ma invece no. Guidate con Coach Airlines. Ma magari cambiamo inquadratura che mi viene da sboccare. Bene, possiamo concludere qui il video. Vabbè, riproviamo, dai. Sali.
Questo ci dovrebbe passare davanti. Forse la difficoltà realistico non è fatta per me, eh. Madonna. No, non le recupero più. Non lo recupero più! Adesso ti prendo però, eh. Sono con i motori al massimo, ma non basta. Uillala, qualcuno mi sta sparando. Non ne ho battuto neanche uno. Voi non vedete perché c'è il logo. Adesso lo tolgo un attimo. Ecco, il pannellino mi dice la velocità anche con cui sto andando, l'altitudine, eccetera, eccetera. Qualcuno mi sta sparando. Il WEP vuol dire che sto andando oltre la potenza del motore, ma mi dice comunque di aumentare la velocità. Ma proprio bello lo Hurricane, eh? Madonna mia. Proviamo a girare in ogni maniera. No. Bene. Come lo sapete, i tedeschi hanno vinto la battaglia d'Inghilterra. Mamma mia. Meno male che non c'ero io. Va là. Dai, questo lo prendo. Questo è di stallo. Jack lo stallatico colpisce ancora. Oh, stavolta ti ho preso, maledetto. Tornatene in Germania! No, no! Ecco. Qualcuno sta cercando di farmi la pelle. Ecco come si fa ad aumentare la velocità. Con la picchiata! Ah, non riesce a farmi fuori. Mi faccio fuori benissimo da solo. Madonna mia. Ok, difficoltà realistico che è la seconda su tre, non è la mia. Sto dicendo che era un gioco molto arcade, vero? Ma no, di nuovo! Ho perso praticamente l'equivalente di uno squadrone e non ho ancora fatto fuori un caccia. Allora, ve l'ho detto che gli Hurricane venivano usati contro i bombardieri più lenti e più tranquilli? Ecco. Vabbè, facciamo una roba. Abbiamo... Diciamo che gli avversari invece che dei caccia sono dei... Ah, dobbiamo scegliere ABF-110. Se no, guarda, facciamo il contrario. Prendiamo un aereo italiano, che era l'MC-202. 4... Ok. Facciamo Arena Etna.
E gli avversari non sono accurati, ma vabbè. Questo è uno degli aerei migliori che avevamo come aviazione italiana, eh? La Macchi. Ma facciamo finta che... Ecco. Sì, magari girati. Danno segno di visione rossa. Ok. È abbastanza gilotto, comunque. Il Macchi. Ok, come armamento era assolutamente insufficiente rispetto agli altri, però come aereo era abbastanza agile. Lo vediamo perché gli Hurricane, quando facevo queste manovre qua, ero già in stallo. Come motore, bello anche che è localizzato in italiano, eh. Madonna, sono in visuale nera. Anche questo è molto realistico, eh. Madonna. No, niente. Anche ok, ho un urgente bisogno di un tutorial. Ok, gira. Ma con che delicatezza e dolcezza riesco ad andare in stallo e morire. La difficoltà degli avversari, ricordiamo che è novellino. No, quando sei in stallo, ciao. Maledetto. Non è giusto comunque, quando sto cercando di prenderlo in stallo. Diciamo che è l'ultima vita, poi vi saluto. Bello comunque, c'è un solo aereo italiano, ma comunque hanno localizzato in italiano, eh. Una roba che non si usa più praticamente. Attenzione! Ne ho centrato uno, vai! Haha! Uno per me, ragazzi! Siamo a 5-1 per loro! Ne hai uno addosso!
maledetto. Stallatico! Jack Stallatico colpisce ancora! O Giorgio Stallatico? Dai, Giorgio Stallatico, riprenditi! E con questa bellissima immagine di un aereo schiantato al suolo, io direi che può bastare così. Ora lo rifaccio, ma con il microfono. Vi è piaciuto questo Wings of Prey? A me sì, la prossima volta riproveremo una modalità un po' più arcade, un po' più facile, magari, per venire incontro alle mie abilità di volo. Comunque un titolo che non mi dispiace e mi piacerebbe portare avanti ancora. E voi? L'avete provato? Vi è piaciuto? Fatemelo sapere nei commenti, mettetemi un bel mi piace e ricordatemi nei commenti di accendere il microfono. Il vostro buon coach vi saluta e vi rimanda al prossimo video. A presto! I fell into a burning ring of fire, and it down, 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 and flames so higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.